Benvenuti o welcome se preferite. Siamo in Austria per la sfida della Bundesliga. Al mio fianco Stefano Nava, che non ha il costume tirolese, no, assolutamente no, ma è prontissimo con me per commentare. Sì, sì, la prossima volta me lo metto veramente, promesso, Pier. Anzi, potresti farmi compagnia? Sai che coppia? Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo, supportata da due esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. Ci sono metri a disposizione. Palla lunga sul secondo palo, nessun problema per il portiere. La prima parte della stagione ci ha regalato una lotta al vertice che forse in pochi aspettavano alla vigilia, con diverse squadre che possono dire la loro per il titolo. In effetti sono rimasto sorpreso anch'io, pensavo a una situazione già ben delineata a questo punto della stagione. Per una volta sono felice di essermi sbagliato. I campionati combattuti punto a punto fino all'ultima giornata sono sicuramente più avvincenti. Prova il numero, non va. Occhio, cerca l'area di rigore. Cerca la porta. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Potevano sbloccare la gara. Eh già, avrebbero potuto aprire le marcature se avessero sfruttato al meglio questa occasione. Nulla è perduto comunque. C'è spazio per andare. Vuole il secondo palo qui. Attento qui il difensore che allontana. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione avversaria. La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. Cross verso il... respinge il pallone di pugno. Palla respinta dal difensore. Buona la chiusura. Può correre lungo la fascia. Punta la porta. L'ultimo tocco è il suo. Sarà rimessa laterale. Nessun problema sul cross. Direttore di gara non interviene qui. Lascia correre. Palla che finisce fuori. Palla di nuovo in fallo laterale. Guadagna metri. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Prova a cambiare gioco. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. Può andare, salta il difensore, cerca il pallone profondo, buono l'intervento del difensore che spazza via. Palla che finisce in out. Interviene proprio all'ultimo e salva. Si avvicina all'area, interrompono bene l'azione.
prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Occhio al cross sul primo palo. Conclusione incredibile da casa sua. Ha realizzato un gol pazzesco. Già, è incredibile anche solo pensare di poter calciare da lì. C'è stato il tocco del portiere, non abbastanza evidentemente per evitare il gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Palla lunga sul secondo palo. La spazza via. Si chiudono così i primi. Comincia ora il secondo tempo. Sarà fallo laterale. Sventa qui la minaccia. C'è spazio per andare. Occhio alla botta. Palla ancora in gioco. Ottimo intervento, senza fronzoli. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo. Un gol, questo, che potrebbe rivelarsi decisivo, anche e soprattutto a livello morale. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova a calciare, dice di no. La sostituzione, vedremo se cambierà l'atteggiamento della squadra in campo. Pallone in mezzo, difesa in difficoltà su questo cross, palla ancora viva. Pericolo, ecco il tiro. Sicuro, intervento del portiere che va in presa. Mucci. Ottimo intervento difensivo. Ci sono metri a disposizione. Grande tackle difensivo. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Punta l'area, palla interessante nello spazio. Varagna metri. Cerca addirittura la porta. Allontanano il pericolo. Mucci. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Varagna metri verso l'area. Il tocco di testa. Cerca il traversone. Mucci. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire.
si avvicina all'area, cerca la rete. Intervento facile per il portiere. Manca poco al termine della gara, partita non è ancora chiusa, vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Il tecnico cambia qualcosa nel tentativo di arrivare quantomeno al pareggio. Occhio al pallone in mezzo, buono l'intervento del difensore che spazza via. Pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia, e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio, vedremo come sfrutteranno questa occasione. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Mucci, hanno metri a disposizione, può avanzare, si lanciano negli spazi. Traversone con i pugni allontana. Mancano 3 minuti alla fine della partita. C'è spazio per andare. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Eccomi. Occhio al pallone filtrante. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Non ci sono alternative, allora il mister mette in campo un altro attaccante per provare a cambiare la storia della gara. E staremo a vedere, non hanno più molto tempo a disposizione per tentare la rimonta. Occhio al suo movimento, attenzione, occasione. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Prova la botta, centra in pieno il difensore. Gran tiro, murato dal difensore. Provvidenziale qui il portiere che ha evitato il doppio svantaggio. Sembrava un passo dal tracollo, ora invece possono sperare di